Buonasera. buonasera a tutti, eh, come al solito chiedo a chi ci sta ascoltando, ai nostri ospiti se ci sentono e ovviamente se oltre a sentire sentono anche il dottor Zarlenga a cui do il benvenuto. Salve dottor Zarlenga. Buonasera, buonasera a tutti. Perfetto, eh, siamo ovviamente molto 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 contenti di... Così di intrattenerci in questo sesto seminario, che dovrà essere, che è veramente a carico di aspettative, dottor Zerlinga, perché eh, siamo tutti quanti curiosi di conoscere la, <ride> la storia uh, geologica dell'area di Pomezia. Vedo che eh, ci saluta una uh, ormai una grande. Eh, nostra amica oltre che professoressa Donatella Derita salve professoressa eh, ovviamente chiedo ovviamente, a tutti quanti di confermarci se ci sentono se ci sentite bene fateci sapere scrivete eh, dottor Zarlenga allora vedo che c'è qualche piccolo problema con la connessione mi sente dottor Zarlenga? tanto ci, ci dice Susanna che si sente benissimo. Perfetto, ottimo. Allora, ehm... Alberto, buonasera, salve a tutti. Sì, e sì, appunto. Questa... Sì, purtroppo ci sono, eh, anche oggi ce lo dicevamo, dottor Zarlenga, ci sono dei problemi di connessione, cercheremo di, di, di risolverli strada facendo e. Mi confermi che mi sente anche lei perché io ho perso l'audio, il video in questo momento. Dottor Zarlenga non ci sente. Dottor Zarlenga mi sente. Non ci sente in questo momento, in questo istante. Dottor Tarlenga, mi confermi che mi sente perché io l'ho persa. Eccoci. Adesso è tornato. Mi sente? No. La connessione è un po' instabile. Dottor Zarlenga mi sente? Dottor Zarlenga mi, mi, mi risponda se mi sente. Eh sì, c'è qualche problemino, eh? Sono urlate, ragazzi. Devo aprire la porta, se no il wifi non funziona. Ecco, dottor Zarlenga mi sente? Sì, sì. perfetto. Ci proviamo perché la connessione. Adesso io che, che viene, non funziona. È, è la connessione, è la connessione che è veramente così. Va e viene, è un po' ballerina. Speriamo di riuscire. A tenere questo, questo seminario mi sente niente mi sente eppure due, in prova alla mi fine senti? ce riusciti Ora mi sente dottore? Io sì, ti sento perfettamente. Perfetto, adesso tu riesci a infatti, sentire me? Io sì, ma la connessione purtroppo va e viene, quindi è questo il problema. E io a questo punto non perderei tempo e inizierei subito, dottore, che dice. va benissimo proviamo noi abbiamo un overlay molto forte in effetti dottor Zarlenga partiamo con la prima... Sì, adesso esatto esattamente ah, ok allora condivido la... le slide che lei ha preparato per noi e, e niente quindi a questo punto io non perderei altro tempo, dico soltanto appunto le do il benvenuto perché insomma lei è, eh, l'abbiamo detto anche durante gli altri incontri, lei è veramente come si può dire il padre della, dei geositi nel Lazio, è una delle persone che per primo si è occupato di questa tematica, che ha permesso l'individuazione di, di questi luoghi della memoria geologica e quindi ci fa... Cioè, vogliamo tenerlo questo, questo incontro e, e veramente conoscere e apprendere da lei un po' quelli che sono i, i, le peculiarità di questo vasto ambito territoriale che, che va da Pomezia fino a Ardia, fino a Aprilia, fino a Anzio quindi io non perdo altro tempo e le cedo la parola e le auguro ovviamente una buona conferenza ricordando però a tutti che eh, al termine di questa conferenza qualora arriva, arrivassimo al termine ci saranno ovviamente spazio per le, le consuete domande e lei cedo la parola dottor Zarlenga dottore mi sente infatti infatti la connessione è caduta niente ah, già. ragazzi io ce la sto mettendo tutta ma <ride> mi sa che pure in prova era andata bene tra l'altro era una delle conferenze più interessanti di tutte quindi è veramente, doppiamente ci fa rimanere veramente con l'amaro la in bocca se non si dovesse riuscire a tenere questa ciao Sergio sì ma il eh, si sì, ha ragione professoressa ma il telefono è un po' Luciano mi sa che stavolta hai ragione <ride> non solo stavolta ma stavolta hai ragione particolarmente stavolta sì no la vedo difficile anch'io sinceramente che la connessione è instabile e non abbiamo la possibilità di... di riprenderla aspettiamo ancora qualche secondo ragazzi dopodiché purtroppo se non dovessimo riuscire a ristabilire la connessione Temo che dovremo rinviarla, con mio sommo dispiacere. Niente, non... vedo che non ce la facciamo e... E tra l'altro tenere una, una conferenza a spizzichi e bocconi sarebbe veramente deludente quindi eh, eh, alberto temo che purtroppo sì è proprio così perché, perché tra l'altro um, ho visto anche le ho già visionato le slide che il professore ha preparato per noi e sono veramente molto interessanti quindi diciamo che anch'io, come voi, ero abbastanza curioso di sapere quello che poteva, quello che poteva emergere da questo seminario. Che terremo, eh? Non vi preoccupate, lo rinvieremo probabilmente di qualche giorno, però, perché vedo che così non si può, non si può fare. Aspettiamo ancora qualche secondo, dopodiché... Questo è il bello della diretta, ragazzi, eh? Ma vedo che non riesce neanche a riconnettersi. Niente, ragazzi. Purtroppo non possiamo procedere, non ci sono proprio le condizioni. quest'ultimo tentativo Dottore mi sente? Francesco mi sente? Niente. Francesco mi sente, poco attaccato a Novem. Eh, forse potrebbe essere un'idea, ma mi dispiace che dovrà stare in piedi. Io, sinceramente, non, non so se vogliamo rinviarla. No, no, mi sono seduto. Guarda, mi sono seduto. Ah, okay. No, se funziona, facciamola. C'è tanta gente che sta aspettando. Se funziona. Okay, io adesso okay. mi sono messo attaccato al adesso, modem proprio. Adesso funzionerebbe, credo. credo. Quindi Perfetto, okay. io proced Proviamo. procederei. Grazie mille, dottor Zerling, sono contentissimo okay, perché guardi, io l'ho detto anche a lei, io l'ho inseguita perché volevo questa, questa, questo seminario, questo impegno eh, da lei, perché insomma lei ha, come si dice, ha eh, studiato tra i primi i geositi del Lazio, non solo, ha, ha indagato tantissimo l'area di Pomezia, lei è stato, come tutti i conferenzieri prima di, prima di oggi, hanno Uh, mh, proprio pla, cla, proprio cla, chiaramente dichiarato, insomma, uh, la nascita dei GeoSite, l'individuazione, il censimento di questi luoghi nasce soprattutto grazie al suo sforzo. Quindi, mh, terrei appunto a, 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 così, a, a tenere questo seminario. Io a questo punto, dottor Zarlenga, farei questo tentativo. Eccoci con le slide. Ecco le slide, io a questo punto le cedo la parola e le auguro una buona conferenza a lei e anche a chi ci ascolta. Prego. Grazie. Allora, siamo in un'area abbastanza vasta, compresa all'incirca fra Pomezia ed Anzio, è un'area un po' particolare lungo la costa tiprenica e, e vedremo perché. Ho segnato i punti più importanti eh, con quel tappeto che c'è lì, che si usa in uh, Google Earth, e i caratteristici di questa zona. Se cominciamo da, 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 dalla slide successiva, vediamo un attimino il primo, il primo sito, che è questa vecchia cava abbandonata e con un laghetto utilizzato in passato per pesca sportiva. Che è la cava di pratica di mare. Che cosa c'è di importante in questa vecchia cava? Prossima slide. Affiorano i terreni più antichi che ci sono in questa zona. Ci sono delle argille grigie a globotale punti punticulata del Plioceno inferiore, e in appoggio a queste delle sabbie ed argille globo rotale ponticulate, globo margherita e Pliocene inferiore e medio. Sono evidenti i rapporti per faglia di queste due eh, formazioni più antiche che sono coperte da, da delle sabbie gialle che eh, noi a quel tempo correlammo con la formazione di Ponte Galeria, quindi Pleistocene, parte superiore del Pleistocene inferiore e già ple Pleistocene medio cui seguono tutte le vulcanite albane. Prossima slide. Spazio-tempo dove ci troviamo? Beh, siamo in quel profondo mare costiero, descritto da tutti quanti gli autori precedenti, ne ha parlato Otto, ne ha parlato Milli, ed è un mare che eh, temporalmente ci colloca intorno ai... 5 milioni di anni. Siamo nella parte più inferiore, quello che vedete è lo zancleano, caratterizzato appunto da queste due forme di miniferi che vedete illustrate a fianco, e siamo in questo grande mare pliocenico che lambiva tutte le coste, entrava in Valpadana e determinava vari gruppi di isole nel resto della penisola. Prossima slide. Passiamo alla Cava Tacconi. Qui la situazione è ancora un po' più complicata. Prossima slide, sempre la vista da Google Earth. Questa è come si vedeva una ventina di anni fa e la cava era ancora in attività. La prossima slide. Qui potete vedere quella righina marroncina in mezzo al bianco. E quello è lo strato a sabbie che dopo vediamo e descriviamo per bene. Che vedete immerge verso sud prossima slide e questa è come appariva la cava tacconi circa 40 anni fa si vedono bene tutti quasi tutti perché un, un, un altro gruppo di, di argille è da quest'altra parte e sono segnate con abc spero che si leggano si vedono i tre depositi ci sono delle argille del Pliocene Medio Superiore, poi le sabbie d'Artica Islandica e la linea baltica e nella parte più alta C abbiamo le argille grigie a Pecktan Jacobeus. Come vedete sono tre ambienti completamente diversi gli uni dagli altri, che vanno dal Pliocene superiore eh, al, al Pleistocene inferiore. È chiaro che il deposito di sabbia d'artica, anche se sembra concordante su quelle eh, argille sottostanti, è, è discordante ed è un episodio trasgressivo. Se andiamo avanti, posso permettermi di fare una domanda subito, professore? Sì, faccia allora, mh, mh, domanda, ma questi, questi livelli no? oggi sono eh, visibili perché sono eh, e quindi sono emersi perché il suolo è. Aumenta, è cresciuto in altezza o perché il mare si è ritirato? Immagino che sia una domanda eh, no. un, un po' stupida, ma eh, chi ci segue magari no. se lo sta chiedendo come me. No, 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 non è, non è assolutamente stupida e avrei spiegato in, un pochino più avanti, però visto che hai fatto la domanda comincio a spiegare qui. Questa è una regione che ha subito eh, due fenomeni concomitanti, il sollevamento della catena appenninica e lo sprofondamento del Mar Tirreno. Le porzioni marginali della costa hanno risentito moltissimo del sollevamento dell'Appennino. Quindi tu hai dei sollevamenti degli e dei collassi e dei nuovi abbassamenti del livello marino in funzione della tettonica che solleva l'Appennino o del, del margine tirrenico che si sprofonda. A questi devi sommare eh, le variazioni del livello marino per glaciostatismo. Già l'aveva spiegato il professor Parotto, l'ha spiegato anche Milli, che durante le fasi glaciali il livello del mare si abbassava di 120 metri e ritornava allo zero durante le fasi interglaciali. Infatti quelle sabbie hanno una profondità di 10-15 metri, il che vuol dire che si sono deposte con tutta probabilità durante una fase di abbassamento del livello marino per glaciostatismo. Le faune dentro sono fredde vengono dai mari del nord e in contemporanea però del persistere di una subsidenza che permetteva le condizioni di mare. Quindi è estremamente complesso il fenomeno, però diciamo che deriva dalla sommatoria del sollevamento, del collasso su cui si, si sovrappongono, si sottraggono le oscillazioni glaciostatiche. Prossimo slide. Grazie mille professore. Legano. Qui vediamo la ricostruzione completa del, dei terreni affioranti a Cava Cavatacconi. Come vedete ci sono delle faglie che si vedono già sulla, sul, sui, sui tagli di cava, è, è possibile evidenziarne a direzione nord 40 est, nord 70 ovest e nord 55 ovest. La successione completa è, come ho detto prima, partiamo da argilla grigia del Pliocene Medio Superiore, arriviamo alle sabbie ad Artica e linea Baltica poi passiamo ad argille grigie a Pecta jacobaeus e dall'altra parte della cava ci sono delle argille azzurre a ben eh, multilamella che contengono un livello piroclastico molto sottile di una quindicina, ventina di centimetri che probabilmente è legato al vulcanismo delle isole pontine. Verso l'alto abbiamo dei depositi molto più recenti che dopo descrivo. Ma come vedete... Ciò che è importante è che i rapporti fra le varie formazioni, fra i vari depositi del terreno che mettono a contatto i vari tipi di deposito. Andiamo sulla successiva. Ovviamente, scusi un attimo, professore, quando lei parla di Artica Islandica, di Alinea Baltica, <ride> cubaeus, eh, ovviamente si tratta di. Ehm, di eh, eh, malaco fauna immagino Sì, 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 sono conchiglie conchiglie fossili di, quindi di, praticamente di sono degli molluschi. indicatori degli se andiamo degli avanti indicatori, per... esattamente, qua. esattamente. Perfetto. Perfetto. dove ci troviamo? ci troviamo per quanto riguarda eh, chiaramente le, le argille del Pliocene superiore nella, nel, nella parte più alta del Pliocene, circa adesso il limite Bioplestocene è posto, alcuni lo pongono a 2 milioni e 6, altri lo pongono a, a 1,8, e diventa un po' difficile orientarsi. Però restiamo su una, su una classificazione tradizionale e vediamo che nelle, nelle sabbie. Eh, nelle nostre sabbie, eh, che dove abbiamo Artica Islandica e Ialinea Baltica, Ialinea Baltica è un indicatore dell'Emiliano, quindi ci manca tutto un pezzo più antico di Pleistocene Inferiore. È per questo che si dice che quel deposito è trasgressivo su quello più antico. Andiamo dopo. Questo è il solito mare, andiamo avanti. Perfetto. Abbiamo parlato delle argille. Noi qui ne vediamo soltanto 20-30 metri, ma i sondaggi profondi eseguiti dall'AGIP, sondaggio latino 2 eh, che è stato eseguito presso Anzio, ci dice che abbiamo circa 50 metri di copertura quaternaria, tufi e argille marine. Ma poi passiamo a 200 metri, 220 metri di argilla del Pliocene. Questo è collegato al discorso dei giochi fra eh, tettonica fra sollevamento e abbassamento ma anche alla, alla natura del fondale marino e dopo lo spiego meglio Pozzo Latina 1 presso Aprile ad Aprile abbiamo 135 metri di tufi e argille marine del Quaternario e eh, 700 metri di argille sapie biologeniche come vedete passiamo da 200 metri all'incirca a 700 metri questo significa che c'era la conformazione dei fondali. In certi punti c'era un mare molto più profondo e soprattutto una maggiore possibilità di accumulo. In altri punti ce n'era di meno o è stato eroso dalle trasgressioni successive. Infine il fiume Astura, sempre nella zona di Aprilia. Qui aumentano gli spessori dei tufi e dell'argilla quaternaria 150 metri e siamo comunque a 350 metri di argilla e sabbia plioceniche andiamo avanti e queste sono le sabbie eh, siamo ritornati a Cava Tacconi abbiamo le sabbie del, dell'Emiliano che sono riccamente fossilifere come vedete in questa foto le sabbie erano zeppe di molluschi, di conchiglie di molluschi, addirittura molti bivalvi, perché è importante se ci sono tutte e due le valve o ce n'è una sola, perché una sola valva può, può anche significare un rimaneggimento. Gli organismi con tutte e due le valve vuol dire che sono, lì sono morti e lì sono rimasti seppelliti. Andiamo avanti. Ah, è, mai, mai, mai immaginata questa cosa, professore? Ma come sono composte queste, queste faune? In un primo elenco del 1985 eh, elencammo 158 specie di molluschi, tra cui un bracheopode, quattro scafopodi, 75 bivalvi, 79 gasteropodi. E altre 13 specie in un secondo elenco del 1993. Gli assassini tornano sempre sul luogo del delitto, questa è una ricorrenza. <ride> Fra tutte queste specie sono state riconosciute quattro specie di ospiti nordici: Artigris landica, Pseudamusium septentatum, Clamis islandica, Venerupis rombois, ed Espisulellica. Se passiamo alla slide successiva. Un attimo. Eccoci. Eh, alla successiva ancora, poi rivedremo indietro, le montate male. Ho, ho organizzato. Ecco, non questi, questi, queste conchiglie sono i, i famosi cinque ospiti nordici che abbiamo rinvenuto. Il primo in alto è Artica Islandica. Poi abbiamo Pseudomusium radiatum la Venerupis Ramboides, Spisura elliptica e Clamis islandica. Queste specie sono chiamate ospiti nordici perché attualmente sono tutte viventi nei mari del Nord, nei mari freddi e eh, hanno storie complicatissime, col professor Malatesta le abbiamo ricostruite per tutti gli ospiti nordici, addirittura alcune, alcuni generi compaiono nel, nel Pacifico e migrano nel, nel, nell'Atlantico eh, durante il Pleistocene. Ma perché arrivano nel, nel Mediterraneo? Arrivano nel Mediterraneo perché avendo una, uno sviluppo larvale sia... Planctonico che bentonico nel momento in cui le correnti le prendono in carico arrivate a un certo punto di maturità sessuale precipitano al fondo e lì sopravvivono se ci sono le condizioni climatiche e, e chiaramente di eh, condizioni dell'acqua di mare ma soprattutto climatiche tale a giustificare la loro sopravvivenza si riproducono le correnti riprendono le larve le spostano sempre più verso sud fino ad arrivare nel Mediterraneo. Che cosa succedeva durante le deglaciazioni? Per un certo periodo si pensava che sopravvivessero in nicchie ecologiche, un po' come la foca monaca per, per capirci, su quella scia lì fu ideata, venne l'idea della sopravvivenza in nicchie ecologiche. Anche perché a Cap Cray in Francia, Mars in un sondaggio trovò delle valve molto fresche, quindi pensò che si trattava di organismi che erano sopravvissuti alla deglaciazione e che erano morti successivamente. In realtà si ha un'estinzione di massa, nel momento in cui cambiano le condizioni climatiche, tutti questi organismi muoiono e si aspetta la prossima glaciazione per il loro rientro. Se torniamo un attimino sopra, un po' più avanti, e poi riscendiamo e abbiamo in questa associazione il 20% delle specie sono ritenuti superstiti pliocenici che cosa sono i superstiti pliocenici erano specie che caratterizzavano i mari caldi del pliocene che sono sopravvissute alle prime fasi glaciali e le ritroviamo nell'ambito del pleistocene inferiore cioè tutti questi questi giochi di associazioni faunistiche ci permettono anche di stabilire in quale punto preciso siamo del Pleistocene inferiore, che il Pleistocene inferiore comunque dura un milione di anni e quindi riuscire a sistematizzare da un punto di vista eh, temporale le varie sequenze, le varie successioni diventa importantissimo. Se scendi giù le facciamo vedere un pochino. Sono, ne ho prese alcune, le più significative, le più carine, fondamentalmente. Quelle che colpiscono maggiormente l'occhio di un eventuale raccoglitore. Ma che cosa succede a questo 20% di, di superstiti biocenici? Eh, beh, questi qui non arrivano al Pleistocene medio. Nel, nelle faune attuali del Mediterraneo queste specie non ci sono più, si estinguono. Insomma, le glaciazioni dai e dai le hanno fatte fuori tutte. Il concetto è soltanto questo. Se andiamo un attimino avanti adesso. Come no? Ancora? Ancora, sì. Come ti dicevo prima, la successione di, eh, di Cava tacconi ci dice che in generale c'è un approfondimento del bacino, come l'abbiamo stabilito, e eh, studiando le associazioni delle conchiglie. Le sabbie infatti ci dicono che eh, l'ambiente in cui vivevano era un ambiente marino del piano infralitorale di 10-15 metri di profondità, che però già nello stesso pacco di sabbie era in rapido approfondimento. Il passaggio alle argille grigie a Pecta Iacobaeus ci indica un piano circa litorale, cioè abbiamo profondità che vanno da 30-40 metri fino a 70-80 metri. E le successive argille azzurre, quelle che si vedono solo dall'altra parte della gamma tacconi, denotano il passaggio in un ambiente ancora più profondo, compreso fra 80 e 150 metri di profondità. Come vedete eh, abbiamo avuto tendenza al sollevamento, ma nell'ambito dello stesso pleisto Pleistocene inferiore una tendenza all'approfondimento del bacino. La tettonica e le oscillazioni glaciostatiche giocano un ruolo importantissimo in tutto questo, in questa successione di ambienti. Se andiamo avanti, a Calataconi comunque c'è anche un altro, uh, un altro episodio che ci fa saltare di un milione di anni. Qui siamo a quei livelli che, vengono definiti, che venivano chiamati tirreniani. Oggi MISS 5 è, è, il MIS? Il MIS è il Marine Isotopic Stage che è il sistema internazionale per chiamare oggetti che hanno la stessa collocazione spaziale e temporale. Non mi piace il MISS come, eh, come denominazione però bisogna riconoscere che parlare la stessa lingua a livello mondiale è fondamentale. Ma quelle, quelle sabbie e ghiaie che troviamo lassù, che cosa significano? Con Salvatore Milli eh, abbiamo provato eh, ad applicare l'analisi di Faces eh, e poi vedremo che cos'è per bene, riconoscendo tre unità. CT1, CT2, CT3 separate da una superficie d'erosione. Se andiamo alla prossima. Beh, spiego adesso cos'è eh, lo stage isotopico. Durante le fasi glaciali, eh, eh, negli oceani, Uh, sono stati fatti carotaggi continui, molto lunghi, mh, dove si hanno a disposizione centinaia di metri di, eh, di, di, di deposito, prevalente fangoso e sabbioso, all'interno del quale ci sono i foraminiferi, che sono quelle, quei molluschetti che abbiamo visto, quei quegli animaletti che abbiamo visto nel Pliocene Inferiore. Che cosa hanno di particolare? Durante le fasi fredde. Le acque marine si arricchiscono del, dell'isotopo dell'ossigeno o dell 18, mentre durante le fasi calde prevalgono gli isotopi o 16 e o 17. Bene, misurando il rapporto di questi isotopi all'interno dei gusci di foraminiferi, si sono riusciti a ricostruire le sequenze di variazioni climatiche. Le pari il numero pari, il numero dispari, scusatemi, sono le fasi calde mentre i numeri pari sono le fasi fredde. Ma perché è importante questa relazione con gli isotopi dell'ossigeno per quanto riguarda la geologia poi? Perché durante le fasi calde noi abbiamo le trasgressioni marine, il livello marino sale a 120 metri, mentre durante le fasi fredde abbiamo una regressione con un abbassamento del livello marino. In che cosa si traduce? Che cosa significa? che durante gli stage isotopici dispari noi abbiamo sedimentazione, mentre durante gli stage isotopici pari abbiamo erosione. Chiaramente dipende da dove ci troviamo, perché se ci troviamo in condizioni di mare a 200 metri di profondità, noi non vedremo, oppure vedremo perfettamente che cosa accade, si può ricostruire con l'analisi sedimentologica, l'analisi geologica e via dicendo. Ma non avremmo l'emersione del fondale marino. Andiamo avanti. E qui vedete i conglomerati che costituiscono l'unità CT1 che rappresentano una spiaggia in posizione non dissimile all'attuale. Cosa vuol dire? Che la linea di costa era la stessa e parallela alla costa attuale. La prima porzione è una spiaggia inclinata verso mare, la parte gheiosa, che passa ad, verso l'alto ad una spiaggia emersa o retrospiaggia, colonizzata dalle piante per la presenza di, una, di strutturine estremamente particolari che si vedono bene nella terza foto, dove, quella dove c'è il martello, che definite subsoil lamelle. Perfetto. Questo è la, eh, lo studio fatto con analisi di Faces che, che cos'è l'analisi di face? Poi, alla fin fine, è l'analisi delle forme con cui sì, noi rinveniamo sulla superficie un banco di ghiaie, delle sabbie. Insomma, se sono state edificate a x, a y, a z, a w, hanno un significato ben preciso perché già studiate nelle spiagge attuali e quindi hanno trasportato tutte le conoscenze sulle spiagge attuali al, al fossile permettendo un'analisi di estremo dettaglio e poi vedremo quanto sarà importante questo <ride> andiamo avanti prossima slide eh, l'unità ct2 è su una superficie d'erosione si vedeva perfettamente dove si hanno sabbie ghiaie e limi di ambiente continentale mm, piccolissimi corsi d'acqua trasportano queste sabbie mm, in, in non più in mare, ma in qualcosa che è molto vicino al mare. Il livello del mare è ancora lì vicino. È chiaro che si ha un'evoluzione, uno spostamento della linea di costa in avanti, ma non una variazione del livello di base. Infine l'unità CT3, anch'essa c'è cioè una superficie di erosione, e sono sabbie fortemente bioturbate. La bioturbazione avviene o perché ci sono le radici delle piante che bioturbano oppure gli animali che entrano dentro scavantane e via dicendo. Campoiemini. A Campo Iemini si vede perfettamente come ci sia l'arrivo di materiale fluviale perché c'è un banco di ghiaia fra le sabbie molto molto spesso, all'interno del quale addirittura ho trovato industria musteriana. Se andiamo avanti, questa è la zona di Campoiemini e proprio su questo taglio stradale si possono vedere tutte queste cose. Andiamo avanti. Abbiamo detto noi troviamo questi depositi. Eh, tireniani Miss 5e eh, a 35-40 metri sul livello del mare se considerate che questi depositi sono depositi 125.000 anni fa eh, e che il massimo livello raggiunto da questo mare qui siamo durante la fase interglaciale più calda in assoluto che ci sia mai stata eh, si pensa che la calotta della Groenlandia si sia fusa è che il livello del mare si sia alzato di 5 metri. Non è un caso che in regioni stabili della crosta terrestre i depositi di questo mare si ritrovano al massimo a 5 metri di altezza, che sta proprio ad indicare la massima, il massimo sollevamento del livello del mare per deglaciazione. Noi però li troviamo a 40 metri questi, qui, questi depositi. E badate bene che il... La distribuzione lungo tutta la costa laziale e gran parte della costa toscana è sempre a quella quota. Vuol dire che questi sedimenti si sono sollevati in 125.000 anni di tutto quel, quel valore, il che significa 3,57 mm anno. Questa è una media chiaramente, perché non è che c'è un sollevamento continuo e progressivo, il sollevamento va avanti per scatti, e questo potrebbe giustificare anche. In passato il fatto che venivano riconosciuti più tiraniani, addirittura tiraniano 1, tiraniano 2, tiraniano 3, in realtà se, è mia opinione che sia soltanto un tiraniano con questo bordo continentale che si solleva in continuazione a scatti e chiaramente il mare sta sempre lì, il mare non si sposta perché siamo durante una fase di massima espansione del livello e, una parte dei suoi sedimenti si solleva, altra si deposita in quel mare e poi si solleva e dà luogo ad altri e via dicendo. La prossima slide. Nel complesso, questa è una sezione sud-ovest-nord-est che prende le due sezioni che abbiamo visto prima, quella di, di Pratica di Mare e quella della Cava Tacconi dove si vede quali siano i rapporti stratigrafici fra i vari, i vari depositi. I rapporti sono tutti regolati da faglie. Che cosa, che cosa è successo fondamentalmente? Se passiamo alla prossima slide, immaginate di avere quella successione che abbiamo visto, in viola, l'argilla, Piocene inferiore, rosso, Piocene inferiore medio. Eh, giallo le sabbie, ad, eh, scusate, pliocene medio superiore, verde sabbia d'Artica, argille a Pecten e infine argille a Venus multilamella. Una successione normale dovrebbe essere disposta in questo modo, cioè se io vado in campagna dovrei trovare uno sopra l'altro salendo di quota. In realtà io le trovo in questo modo qui a destra, la sequenza disarticolata. È come se qualcuno avesse dato una spallata nella posizione più alta e avesse fatto cadere rimbalzando tutti, tutti, tutte le scatole superiori. Nella realtà, ad ogni contatto, viola rosso, rosso questo e col verde, c'è una superficie di faglia. Andiamo avanti. Adesso entriamo nella valle del Rio Torto, fino ad Ardea, arriva fino ad Anzio questa, questa depressione. Ed è importantissima perché noi abbiamo visto un qualcosa di molto antico che è legato ad una situazione che è definita di alto strutturale e sopra, soprattutto a pratica di mare, si cominciano a intravedere le, le vulcanite albane. Allora, da Pomezia verso Monte è sviluppatissimo il vulcanico, soltanto su questo pezzetto del bordo della vecchia scarpata che connette alla piana attuale di Fondovalle verso Torraianica, per capirci, è possibile osservare i depositi marini più antichi. Il vulcanismo albano, ne ha parlato Donatella De Rita, non ne parlo io, Lo, ne parlerò soltanto per introdurre un, ciò che accade all'interno di questa depressione. La prossima slide. Frappomezia e Anzio, eh, non proprio Anzio, perdonatemi, la Caldara, di, cioè, la, la, la solfatara di Torcaldara. Torcaldara sono presenti due linee di faglia. Che cosa hanno combinato queste due linee di faglia? Alla fine, durante, perdonatemi, durante il vulcanesimo, queste due linee di faglia hanno ribassato tutto questo settore, Permettendo l'instaurarsi di un bacino lacustre all'interno del quale si sono deposte sabbie, argille, limi, sabbie fini, tutte derivanti dal disfacimento dei prodotti vulcanici. Andiamo avanti: le troviamo sparse dovunque è possibile, che ci sia, dovunque ci sia un affioramento, ed è possibile osservarle. Nella Valle del Rio Torto si vedono queste sabbie gialline, rossastre, ricchissime di piccole pomici derivanti dalle pozzolane inferiori rielaborate, rideposte, e sopra coperte e sigillate dal tufolitoide leonato. A Pomezia, eh, perdonate, verso Ardea lo spessore dei sedimenti aumenta e prossima slide. All'interno si rinvengono resti di vertebrati, questo è un osso di Bos primigenius, e sono abbastanza frequenti anche questi rinvenimenti, il che vuol dire che è un ambiente fluvio, lacustre, all'interno del quale si deponevano eh, queste sabbie per trasporto. Chiaramente dietro c'era il vulcano di Albano, quindi un forte energia, anche capacità, e quindi i corsi d'acqua avevano una forte capacità erosiva e quindi di trasporto e quindi hanno colmato questa, questa depressione nel tempo. Andiamo alla prossima slide. Oh, bene, queste sabbie che si rivengono già ad, da dentro l'abitato di Pomezia, è già possibile, nel, nel passato c'era tutta la parte... Uh, come spiegare, verso che, di Pomezia che dava verso la, la nuova Florida, dove già ne, ne, negli sbancamenti fatti per costruire quelle case era possibile osservare queste, uh, mh, queste sabbie. Questo ciclo sedimentario si instaura fra le pozzolane rosse e o quelle nere, comunque... Mh, e sicuramente è sigillato e coperto dal tufolitoide leonato. Quindi l'arco di tempo di deposizione di queste sabbie ricade fra 457.000 anni e 338.000 anni. Non riusciamo a calibrare meglio l'età di deposizione e dire è questo intervallo: è un intervallo abbastanza ampio. Ma prossima slide. Se vediamo la situazione delle aree abbiamo, di cui abbiamo parlato in un profilo nord-ovest-sud-est, si vede chiaramente che nel, in prossimità di Pomezia, Fosso della Crocetta e via dicendo, le, le, tutte le successioni, sia eh, pliopleistoceniche che vulcaniche, collassano, si sbloccano e all'interno di questa depressione si depone tutto questo materiale. Andiamo avanti. Bene, queste due faglie eh, che determinano questa situazione di basso strutturale, graben, semigraben, eh, chiamatelo come vi pare, è una depressione strutturale, fossa tettonica, chiamatela come volete, non ha importanza, l'importante è che ci chiamiamo sul concetto. In passato la IEA. Definiva faglia attiva una faglia che aveva eh, manifestato la propria attività durante almeno una volta durante gli ultimi 500.000 anni. Chiaramente la IEA lavorava su, dava dei dettami di sicurezza per quanto riguardava la, le operazioni di localizzazione di centrali nucleari e siti per lo smaltimento di rifiuti radioattivi. In tempi più recenti, Itaca. Ha introdotto una distinzione tra faglia capace e faglia quaternaria da indagare, capace, eh, capace di sviluppare terremoti. Eh, la faglia capace è una faglia che ha sicuramente eh, manifestato deformazioni superficiali fra Pleistocene superiore e presente, ovvero da 125.000 anni fa ad oggi. Faglia quaternaria da indagare è una faglia che ha causato deformazione nel corso del quaternario prima del Pleistocene superiore e. A partire dal, dal preistocene medio, ovvero da 500.000 anni fa a 125.000 anni fa. Ma per definirla meglio sarebbe bene eh, questo tipo di faglie da studiare con, a, con accuratezza. Andiamo avanti. Che elementi abbiamo per dire che i movimenti in, in questo settore sono eh, continuati in epoca recente? Abbiamo un primo, una serie di indizi. Il primo indizio è la presenza di acque oligominerali. Generalmente, le acque oligominerali eh, hanno una circolazione nel, nelle vulcaniti, tra, traggono gli elementi più importanti, si arricchiscono di certi tipi di elementi, anche di arsenico a volte, e risalgono o per situazioni idrogeologiche specifiche, contatto fra eh, un corpo argilloso, un, un, un acquiclude e via dicendo, oppure risalgono, se sono in pressione, cioè se sono dotate di gradiente idraulico, risalgono lungo linee di frattura. Prossima slide. Poi ci sono altre due piccole evidenze. Lungo le due faglie sono presenti la solfatara di, di, di Pomezia e la solfatara di Torcaldara la solfatara di Torcaldara e l'altra si è, è, è avvenuta di acque molto profonde ricche in idrogeno solforato venute di CO2 eh, abbastanza importanti lì vediamo un vulcanello di fango molto piccolino e addirittura in tutte e due le solfatare queste acque profonde ricche di, di idrogeno solforato hanno permeato le rocce circostanti, i tufi circostanti, le pozzolane, soprattutto che sono particolarmente permeabili, arricchendole in zolfo da cui è derivata l'estrazione mineraria. Questa faglia qui di, di Torcaldara arriva fino a mare perché le manifestazioni delle venute di CO2 sono anche a mare. Un ulteriore elemento. Prossima slide. La sismicità di Pomezia. Pomezia è considerata in zona sismica 2B, che è una pericolosità sismica media, con un valore di accelerazione orizzontale al suolo di 0,20. Non è particolarmente eh, significativa come, come sismicità. Diciamo che Pomezia, come tutto il Lazio e Roma, risente prevalentemente dei macroterremoti dell'Appennino. Però anche qui un 2b vuol dire che comunque esiste una certa sismicità. Prossima slide. Abbiamo a Pomezia, sono stati registrati dall'INGV a Pomezia una serie di sismi che hanno eh, magnitudo compresa fra 1 e 9 e 3. Sono tutti vicinissimi a Pomezia, nel raggio di pochi chilometri. Ma ad Anzio soprattutto... Si ha, eh, da un punto di vista storico, la conoscenza di un terremoto 5.5 del 1919 e nel 2005 un terremoto con magnitudo 4.5. Um, L'INGV ha condotto uno studio, ha riconosciuto la uh, Fault Plan Solution, la, la, non mi viene in italiano il termine. Ok, tramite lo studio del... Uh, uh, della faglia eh, ha riconosciuto un, uh, un movimento trascorrente con una piccola componente inversa con spostamento di qualche centimetro e con tensore di massima compressione in, in direzione sud ovest nord est prossima slide qui, eh, qui sono riportati tutti gli epicentri dei terrenotti avvenuti dal 1985 ad oggi come vedete c'è una forte concentrazione proprio fra Aprilia, Anzio e qualcosina in Pomezia. Se arbitrariamente ci mettiamo sopra, alla prossima slide, le faglie che avevamo visto prima, vedete che la, la, la maggior concentrazione di epicentri è strettamente posizionata a ridosso di questi due elementi. Vuol dire che sono attive? Io non sono un sismologo. Va studiata, andrebbe studiata con dettaglio, anche perché non ci sono indicazioni in bibliografia su questo. Sì, c'è un autore che dice che la solfatara è in prossimità di una faglia a direzione nord-est-sud-ovest e via dicendo, però ad hoc nessuno ne parla. Andiamo avanti. Ma. Questa è una provocazione bella e buona, chiaramente. Due epicentri eh, eh, segnalati a Pomezia, con eh, magnitudo 1.9, sono, sono localizzati esattamente in quel posto dove li ho, li ho messi. E come vedete, qui comunque abbiamo una linea di faglia, che è la faglia che separa il Pliocene inferiore da tutto il resto. Non sempre. Bisogna dire che eh, eh, terremoti profondi hanno una corrispondenza superficiale in faglie, è soltanto un gioco questo qui. Però è chiaro anche perché due, quei due terremoti hanno avuto una profondità di, sono venuti a una profondità di circa 10 chilometri. Però è un, un, un gioco molto simpatico che eh, a mio avviso andrebbe studiato per bene. Non, non ho detto che quella è una faglia attiva, ho detto che va, andrebbe studiata con cura. Andiamo avanti. Eh, posso però fare una domanda? 30 secondi, professore. Sì. Quindi però, lei sta dicendo che nella zona di Cavatacconi da quello che si vede dovrebbe esserci una di queste due taglie probabilmente attive. Ci sono, C ci, sono no, ci sono tutte e tre perché regolano i rapporti fra le diverse fra i, fra, i diversi, eh, fra i diversi scatoloni. Dire che sono attive perché ci sono due epicentri localizzati lì. Eh, non è corretto scientificamente. te l'ho detto, è una, è una mia provocazione. La tettonica di questo tipo è sigillata dalla, dalla formazione di Ponte Galeria. Siamo sicuri che è, è pre-Pleistocene medio, è antica. Però, caso strano, due epicentri sono segnalati lì. È diverso come concetto. Questo però potrebbe farci presagire su queste faglie una certa pericolosità nel senso è, è difficilissimo cioè un conto sono le, le faglie capaci dell'Appennino studiate, ristudiate che comunque indicano tutta una certa serie di processi il problema è che ancora non si sa se realmente quello che avviene a grande profondità che tutti chiamano faglie, sia realmente una faglia che ha un'espressione superficiale o è un movimento collegato all'Africa che spinge e si infila sotto. È complesso, tutto è molto complesso e, e, e non è schematizzabile in modo semplice, per questo dico ci vogliono sempre studi più approfonditi per arrivare a, a una definizione scientifica corretta. Ripeto, è una mia provocazione quella, è carina, molto carina. Per Vado avanti? Sì. Tutto, tutto quello che abbiamo visto uh, qui a Pomezia, eh, l'evoluzione di questo piccolo settore, Pomezia, bene o male, eccola qui, ricade qui, è questo alto strutturale qui, con a fianco il piccolo graben, semigraben, chiamato come il substrato si rialza di nuovo in condizioni di ansia. Ma è tutta la costa laziale che è fatta in questo modo. Da, da, da Tolfa fino a, a San Felice Circeo noi abbiamo una successione di alti e bassi strutturali continui. Per questo dico è importante la conservazione. Del, di certe situazioni perché permettono non solo di avere la chiarezza su un luogo, ma di avere la chiarezza in chiave regionale. e Entrando sempre più in dettaglio, entrando sempre più in discipline più specifiche, è possibile dare quelle risposte che tu mi hai chiesto, per esempio, sull'evoluzione tettonica, sulle faglie attive, ma sulla stabilità, considera che. Eh, il rischio geologico è qualcosa di complesso e può essere il rischio vulcanico. Donatella ci ha detto che prima di 20.000 anni non saremo mai sicuri se Albano si è estinto davvero oppure riprenderà un giorno a fare un po' di confusione. Abbiamo tutta la problematica dei sincol lungo il piede dei Lepini, cioè strutture di collasso, buchi che si ingenerano all'improvviso e in certe situazioni, soprattutto nei paesi dell'ex Jugoslavia, si creano dei sincol giganteschi dove dentro ci finiscono gruppi di case. Insomma, tutto, tutta la ricostruzione, cioè il, il lavoro del geologo di campagna, dello stratigrafo, è la ricostruzione degli eventi che mette a disposizione degli specialisti per spamarci sopra quella che è la geologia ambientale, la geologia applicata, la, 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 la sismologia, tutto quello che viene dopo. Quindi l'importanza di conservare è fondamentale, è fondamentale per la scienza. L'altro giorno abbiamo parlato dei geositi, come se, se vai avanti con la prossima slide, come se i geositi servissero alla popolazione in genere. È giustissimo, cioè tutti devono usufruire della cultura e della scienza. Ma il geosito è fondamentale per il progresso scientifico. Cioè, senza Geocity, il geologo di, fra, che arriverà fra vent'anni, ma che cosa studia? Come fa a risalire, a, a portare l'innovazione all'interno di un qualcosa che aveva dei presupposti più antichi di studio e di ricerca? Ho, fatto, ho preparato due esempi. La prossima slide... Senza andare troppo lontano, eh, Campagna Romana, un esempio sul sedimentario e un esempio sul vulcanismo. Gli studi sul sedimentario cominciano nell'Ottocento. Badate bene, ognuno di questi primi autori di Angelo Rossar, Cerolinelli, clerici, hanno pubblicato centinaia di pubblicazioni. Ho citato solo le più importanti per memoria degli autori. La prima innovazione vera arriva con i lavori di Blanc. Blanc era un palettonologo ma che si appoggiava a dei geologi estremamente esperti, Segreton Giorgi, Trevisan, Malatesta, erano tutti geologi che lavoravano con Blanc. E riesce, è il primo che riconosce e sistematizza in una certa maniera il rapporto fra deposizione in ambiente glaciale e deposizione in ambiente interglaciale. Arrivano poi Ambrosetti e Bonadonna che risistemizzano in, in chiave moderna la, la visione di Blanca, ma la vera rivoluzione arriva con Locardi, Lombardi, Funicella e Parotto del 76, che descrivono per la prima volta un'evoluzione tettonica prio-quaternaria di una regione italiana. È un lavoro fondamentale. Qualsiasi studente di quel periodo ha imparato come funziona la tettonica da quel lavoro lì. 1980, Conato esuma eh, la testa a Zerlenga. Che fanno questi signori? Perfezionano il discorso su Ponte Galeria, stabiliscono uno stretto rapporto fra le oscillazioni del livello marino e le fasi deposizionali o erosive e per la prima volta in Italia introducono la correlazione dei depositi del Pleistocene medio con gli steggi isotopici dell'ossigeno. Ma la vera grossa rivoluzione arriva con mille nel 92 con la sua tesi di dottorato. Lui porta un nuovo strumento eh, di analisi eh, dei sedimenti con l'analisi di Fagess e la strategia sequenziale. E quello che ha fatto Milli fino ad oggi... Ve l'ha esposto in quella splendida conferenza che ha tenuto l'altro giorno. Dopodiché, non è mica finita la storia. Funicello, Pratur, Praturlon, Giordano, 2008, cito soltanto alcuni nomi: eh, Cosentino Cipollari di Bella e, e tali. Questo per quanto riguarda il sedentario. Il vulcanico, anche qui. Com gli studi cominciano nel 1800, nel 1800: Brocchi, Clerici. Ma la prima sintesi moderna arriva con Fornaseri, Scheriglia e Ventriglia, 1963. Nel 1978 compare una neolaureata che comincia a studiare il sistema vulcanico Sabatino. Alla fine del processo Derita scoprirà che il vulcanismo Sabatino è migrato da Sacrofano Baccano fino ad arrivare a Bracciano. E nel 1988 Derita, Funcello e Parotto pubblicano la carta geologica del complesso vulcanico dei Colli Albani. Che è la prima sintesi veramente moderna sul vulcanismo albano. De Rita continua a studiarsi il vulcanismo di tutto il Lazio, Tolfa, Ceriti e via dicendo, e la sua attività arriva fino a ieri, fino a oggi. C'è un ultimo episodio, eh, e va visto come forma di innovazione, forte innovazione, che sono tutti gli studi di. Mh, Karner mi pare che si chiami, e Marra che introducono un nuovo sistema di datazioni assolute sui depositi vulcanici. Studiando il, la, la relazione tra argon 40 e argon 39 all'interno dei vetri vulcanici. Sulle datazioni assolute del quaternario, c'è stata sempre una battaglia incredibile, discussioni a non finire perché la precisione deve essere estrema. Noi possiamo. Dallo studio dei sedimenti possiamo ehm, calibrare eh, e spostare l'età di un sedimento nell'ambito delle fasi glaciali. Abbiamo visto che con gli isotopi dell'ossigeno noi abbiamo ogni 100.000 anni un qualche cosa, per cui se infiliamo lì dentro un gruppo di sedimenti abbiamo un'età abbastanza precisa. Che cosa succede con le datazioni assolute? Nel Lazio noi abbiamo avuto l'esempio di Everden e Curtis 1969 che datarono il tufo rosso a scoria nere prendendo cristalli di Sanidino all'interno e questa datazione arrivava a 440.000 anni fa. Bene. Il tufo rosso a scoria nere, Abbiamo perso il professor Zerlenga. Dottor Zerlenga, mi sente? Ragazzi, un secondo soltanto. l'abbiamo perso aspettiamo che forse si riconnetta un secondo sì purtroppo come avete capito la connessione è tutt'altro che stabile però fino adesso devo dire che ha retto abbastanza bene abbiate fede abbiate fede che tornerà <ride> Un secondo. Anche perché non so voi, ma io ero pieno di domande. Quindi intanto ci siete ancora? Se, se mi scrivete qualcosa così mi aiutate anche a, come si dice, a passare questi secondi. Vediamo se nel frattempo il dottor Zerlenga ritorna. L'abbiamo perso. Rosana, tanto guarda, troverai la conferenza caricata online, come, come sai. Quindi questa era, è una conferenza molto interessante, quindi ti, ti invito a, sicuramente a vederla dall'inizio. Anzi, bisognerà tornarci perché i dati che ha detto il docente, cioè il professor Zerlinga, sono veramente tanti e complessi. Uh, nel frattempo ci salutava prima anche Maria, che non ho salutato, ne approfitto adesso. Claudio, salve. Molte di queste conchiglie le ho trovate nella rupe che da Torcaldara degrada a mare. Vedi che poi l'ha citata Alberto Torcaldara. Eh, uh, uh, uh. Sì, sì, ci siamo aspettiamo fiduciosi. Bene, bene. Anche perché... Incredibilmente, ma il, il, il professor Zarlenga poi è riuscito a, a come si dice a ristabilire la connessione in maniera quasi perfetta. Ci siamo e anche molto interessati. Speriamo che Francesco torni a finire il suo lavoro. Professoressa, lei era la come si dice la neolaurea, la neolaureata la neo del che, che citava il professor Zarlenga. Datemi un secondo perché il, docente, il professore mi sta chiamando. Un secondino soltanto. Eccomi. Allora vi confermo che il dottor Zerlinga sta tornando. <ride> È semplicemente finita la batteria, quindi deve connettere il computer e deve riaccenderlo, ovviamente. Quindi ci, vogliono qualche, ci vorrà qualche minuto. Nel frattempo la professoressa, già molti, già molti anni fa, eh, beh, oddio, 78. Io mi ricordo, i miei primi ricordi risalgono al 1983-85, eh, mi sembra ieri. Claudio, vorrei dire due parole sull'assetto delle argille plioceniche della cava Tacconi. E se può, se può scriverlo, Claudio, ben volentieri. E... Aspe... Aspettiamo di di leggere, insomma, i suoi commenti. Siamo qui apposta, quindi Rosanna, sì, la rivedrò senz'altro dall'inizio. Sì, questa qua è una conferenza che va vista lentamente eh, perché i dati che sono emersi sono tanti si parla proprio di insomma, si vede la, il piglio di colui il quale ha lavorato molto sul campo eh, come, come il dottor Zarlenga quindi eh, insomma i dati che sono emersi sono tanti e sono sicuramente interessanti io non so voi io non conoscevo ero assolutamente ignaro del fatto che ci fossero più faglie nella zona di trappomezia e, ed anzio le non so se si può dire non so se, se sono le monoclinali o comunque sia queste due faglie trascorrenti eh, quindi eh, mi ha molto colpito molto stupito e tra l'altro mi ha molto stupito il fatto che queste due faglie eh, si vengano ubicate siano ubicate dove si trovano praticamente eh, da una parte il la, il, sito, il geosito della Solfarata e dall'altra parte invece l'area la, di Torcaldara, della riserva naturale di Torcaldara, Tor Claudio Bicocchi, certo. Eh, aspettiamo con ansia. Io Anzi, se chi ripeto, chi avesse domande, chi ha domande le potrà tranquillamente fare. Aspettiamo ancora che interessantissime le foto della cava tacconi ancora attiva eh, infatti sì emozionante vederle grazie in effetti gemma sa benissimo che eh, la, la, la cava tacconi è, è un come tra l'altro è stato anche detto da, eh, nella, nella conferenza di eh, Dario Mancinella, che ha tenuto Dario Mancinella e Diego Mantero, è una zona che si è completamente rinaturalizzata, oggi non appare assolutamente più così, In, dopo 30 anni di abbandono eh, il sito si è completamente, si è completamente trasformato, c'è una vegetazione molto molto rigogliosa, è un luogo molto bello, del resto c'è presenza di acqua e quindi... Trascorrente vuol dire una faglia che si muove sul piano orizzontale. Ok, mi scusi professoressa se, se dico imprecisioni. <ride> L'argomento è talmente anche complesso e avvincente che è facile inciampare in questi, in questi argomenti. Comunque, grazie della precisazione. E, mh, anche Sergio interviene. Esistono alcuni indizi che testimoniano una certa attività lungo le faglie del Graben di Pomezia Ardea. Beh, Sergio, tra l'altro, le, le, le dirà perché... Le dirà perché... Lui terrà praticamente l'ultima conferenza fra tre settimane, credo, quindi il 2 dovrebbe essere il 2 di maggio. No problem, Gra grazie, prof. <ride> nel frattempo stiamo ancora aspettando il dottor Zerlenga che io vedo delle connessioni aspettate ce la facciamo un attimo ecco forse Ora ricominceremo forse con i problemi di, di, di linea. 14 maggio, non il 2. Scusami, Sergio. Non mi ricordavo bene la data, ma tanto voi siete talmente precisi che mi correggete, mi correggete quindi non c'è nessun problema. Oh, eh, sì, perché tra l'altro, ragazzi, la prossima conferenza sarà esattamente per questo, infatti, l'avevamo messa dopo l'intervento di Zarlenga sarà tenuta dal dottor Marco Anzidei e eh, ha come titolo Variazioni eh, del livello marino sulla costa del Lazio in età storica ne, quindi cioè, sono gli ultimi duemila anni di variazione del livello marino, è qualcosa di veramente molto molto interessante eh, quindi vi invito assolutamente a, 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 a presenziare perché anche, anche, anche questa sarà veramente sarà veramente molto 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 interessante molto molto ricca di spunti non riusciamo a riprendere zarlenga invece ragazzi datemi un secondo perché lo richiamo eh? così cerchiamo di capire perché lui prova a connettersi ma non, non gli si attiva la telecamera in questo momento Datemi un attimino, ragazzi, Fate, fatemi questa cortesia, please. Eccoci qua, abbiamo recuperato il dottor Zarlinga che, che ringrazio profondamente per la sua pazienza e per essere comunque sia così tenace che non ci ha, non ci ha abbandonato. Grazie prof. Mi sente? Niente. Un secondo. Un attimino, mi sente dottor Zerlenga? Perché dovrebbe riattaccare il il PC alla, alla connessione, alla linea di connessione alla, alla rete Ethernet. Se riusciremo a finire questa conferenza, ragazzi, sarà un miracolo! Tremenda, niente, l'abbiamo riperso, ragazzi. Gianni Arras, materia complessa, te lo confermo, soprattutto per le connessioni, le connessioni internet, per la, ter, per la terminologia ma spiegata egregiamente dal dottor Zarlenga. Interessante la descrizione della costa condizionata dal sollevamento tettonico, da vulcanismo e dal movimento del livello del mare dovuto alle glaciazioni. Ingegnosi metodi di indagine basati sullo studio delle temperature, una serie di trasmissioni notevoli. Per la rappresentatività ad alto livello dei relatori, ma anche del simpatico conduttore che sarei io. Complimenti alla prossima, grazie mille, Gianni. Eh, ragazzi, io se avete pazienza, aspetterei ancora qualche minuto, anche per la tenacia del, del professore che non ci, ha, non ci ha abbandonati. Speriamo di tornare. Ragazzi, lo, lo richiamo ancora un'altra volta, quindi ristacco di nuovo la conversazione. Scusatemi. Abbiate, abbiate fede. Ci, ce la faremo a finire questa conferenza. Non ci abbandonate. Altro tentativo, prof ci sente? Che ha, ha, ha mutato il microfono. Eccoci, adesso non più. Mi sente? Mi sente, prof? Uh... Zarlenga mi sente? Niente, lo perdiamo. Era Mi sente prof? Dottor Zarlenga mi sente? Niente. Ragazzi, io non so che dirvi. Però penso che a questo punto La cosa interessante però me la sta scrivendo in questo momento Claudio che dice che eh, anzi grazie che sta le ho, le ho fatto scrivere tantissimo negli anni 80 quando le superfici esposte erano ben visibili. Frequentavo la cava e da studente mi sono esercitato nel rilevamento geologico. Quindi, proprio quello che diceva il dottor Zarlenga, cioè l'esercizio ehm, proprio della professione in qualche maniera. Nel bacino posto a sud est dei capannoni, quindi quello di fronte ai capannoni, eh sul lato nord-est del bacino era presente un taglio rettilineo orientato in direzione nord-ovest-sud-est. Su tale fronte di scavo affioravano le argille omogenee che apparentemente non mostravano evidenti giaciture. Tuttavia nelle argille era presente un livello di circa 15 cm di spessore di colore chiaro con consistenza pari ad una sabbia debolmente cementata. Eh, tra l'altro sono pareti, se non mi sbaglio, anche veramente piene di malacofauna, quindi di conchiglie. È un luogo veramente interessante ed importante, molto, proprio ricco di, di come si diceva, no? di fossili. Sì, aspettiamo ancora un poco, siamo fiduciosi. Ottimo, grazie professoressa. Nel frattempo... vediamo se riusciamo a recuperare il dottore. Eccoci dottor Zarlenga, mi sente? No, no, la connessione non regge proprio. Purtroppo. Strano, perché andava benissimo fino adesso. Mi sente? Io... Stacchi la telecamera eventualmente, dottor Zarlinga. Parliamo senza vederla. Ci parla senza vedere. Ci parla senza mostrarsi. Tra l'altro, Claudio continua alla base del di tale livello, quello debolmente cementato, erano presenti quelli che, se, quello che sembrano essere resti vegetali eh, interessantissimo, addirittura prima avete visto che faceva vedere il, il professore la presenza di ehm, resti fossili di un boss primigenius Doc <ride> ci sente? Purtroppo non ho fatto analisi più approfondite, ma la mia impressione è che si trattasse di vulcaniti distali a carattere acido. Io te... Per il colore chiaro e per la presenza eh. di resti vegetali. E io le, eh, professor Zarlenga, le chiederei eventualmente se vuole di staccare la telecamera. Mi dica lei. Il livello immergeva apparentemente verso nord-ovest con una pendenza di circa 35 gradi. Ipotizzerei che tale livello sia da attribuire al vulcanismo delle Isole Pontine, alla cui messa in posto è succeduta, è succeduta la fase deformativa che ha inclinato tutta la serie argillosa. Eh, interessantissimo, ragazzi, veramente. Io a questo punto, ragazzi, penso che abbiamo aspettato tutti a sufficienza, mi dispiace molto perché ehm, però vedo che non c'è proprio possibilità. Dottor Zarlenga, ecco, mi sente? Anche così va benissimo. Professore mi sente? Niente. Prof Mi sento? Sì, io la sento. Perfetto. Allora, se continuiamo... Continuiamo? Sì. Ben volentieri. Dai, via. via. Prego. Eccoci. Dottore, mi sente? ragazzi io sinceramente non so non so come procedere quindi non si può continuare così non possiamo continuare che dirvi io mi dispiace moltissimo perché la mi dispiace moltissimo perché sinceramente la, la conferenza era era veramente meritava di essere terminata Doc, mi sente? Pronto? Eccoci, mi sente? Niente. Ragazzi, è stato un piacere. Ma purtroppo abbiamo riperso il dottor Zarlinga. Non, non possiamo continuare. Mi dispiace, e io adesso cercheremo un po' di capire come, come non so se recuperarla, se. Qualcosa ci inventeremo. Io comunque vi do appuntamento a questo punto la prossima settimana. Mi dispiace che non ci potrà essere la conclusione di questa conferenza perlomeno stasera, e la fase delle domande, che sarebbe stata veramente molto interessante. Io ne avevo tantissime, non so voi. Eh, vi, vi faremo sapere. Ad ogni modo, la prossima settimana c'è la conferenza del dottor Marco Anzidei eh, appunto, variazioni del livello marino in età storica sulla costa del Lazio, sempre venerdì, sempre alle 18. E vi aspettiamo qui sempre sulla pagina di Associazione Lazium Vetus. Grazie a tutti e scusate per questi problemi di connessione. Buona serata.